Ringrazio i presenti connessi, ringrazio la ministra Elena Bonetti per le pari opportunità e la famiglia che si sta connettendo e oggi a questo nostro webinar darà, diciamo, un saluto di conclusione. Oggi voglio ringraziare in particolare l'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del CNR, l'IRPS, nella persona del direttore Mario Paolucci, che è presente e darà poi un saluto dopo il mio breve intervento, per aver coorganizzato questo webinar proprio nel giorno in cui si celebra il Safer Internet Day, la giornata della sicurezza in rete voluta dalla Commissione europea e che cade il secondo giorno della seconda settimana di febbraio di ciascun anno. Siamo alla 19ª edizione del SID. Si stanno svolgendo azioni coordinate nel mondo, sono circa 200 gli stati coinvolti, quindi ben oltre la prima impostazione geografica dell'evento. E i temi spaziano dal contrasto al cyberbullismo, ai social network, all'identità digitale e tutti hanno l'obiettivo di consapevolizzare e suscitare riflessioni sul tema dell'ambiente digitale, della rete. Il motto del Safer Internet Day è Together for a Better Internet, quindi insieme per un internet migliore. In altre parole, fare rete per ottenere una rete migliore per le bambine e i bambini, soprattutto le ragazze e i ragazzi. L'incontro di oggi vuole offrire, ha come scopo di offrire un contributo attraverso la presentazione dei primi risultati di un progetto che abbiamo appunto realizzato grazie alla collaborazione con IRPS e CNR, di questo progetto che darà, diciamo, uno scorcio di indagine realizzata nell'ambito delle nostre politiche di contrasto ai fenomeni di disagio e violenza giovanile, in particolare con la correlazione all'ambiente digitale. La rete, sappiamo, è un luogo non luogo di sconfinate opportunità e questo non lo dobbiamo dimenticare, ma è anche uno spazio senza territorio di insidie potenziali. Lo sappiamo noi, ma lo sanno anche le ragazze e i ragazzi e anche i più piccoli. Hanno questa percezione e questa consapevolezza. Il nostro scopo è quello, soprattutto alle spalle della pandemia e dei suoi limiti e delle sue, diciamo, contraddizioni, è agevolare la sicurezza in rete e garantirne l'opportunità. In questo senso, brevemente vi darò, diciamo, uno scorcio dei nostri compiti del Dipartimento nel settore, e a livello internazionale e a livello nazionale. A livello internazionale ci muoviamo ovviamente sotto il cappello della prima strategia che l'Unione Europea ha varato a marzo dell'anno scorso sui diritti delle persone di minore età. È una strategia, diciamo, a termine 2021-2024 ed ha proprio un'area di intervento che riguarda la società digitale e dell'informazione. Qual è l'obiettivo? Una Unione Europea nella quale i minori possano utilizzare in modo sicuro l'ambiente digitale e a sfruttarne le opportunità. Quindi un po' i temi io vorrei evidenziarli sono questi: sì, la sicurezza, ma anche l'opportunità, cioè la rete e internet come superamento delle divisioni, come strumento di inclusione sociale, ma in un contesto di sicurezza. E dai dati che abbiamo raccolto con l'Osservatorio Infanzia e Adolescenza, IDI, prima della pandemia al 2019, la percentuale di minorenni in Italia con competenze digitali base o poco superiori si è attestata appena al 64% e noi sopravanzavamo nel 2019 soltanto in Europa la Bulgaria e la Romania. Quindi c'è un problema di sicurezza, ma c'è anche un problema di garantire l'opportunità nell'ambiente digitale.
Poi il Dipartimento è capofila nell'ambito del Consiglio d'Europa, del COE, del Comitato Direttivo per i Diritti dei Minori. Qui già dallo scorso anno abbiamo lavorato per elaborare anche per il COE una nuova strategia per i diritti dei minori per il periodo 2022-2027. È stato molto interessante perché qui ci siamo candidati a occuparci proprio di sicurezza in rete e quindi di accesso sicuro e consapevole dei minori alle tecnologie e i risultati di questo lavoro che si è svolto attraverso la consultazione di ragazze e dei ragazzi avverrà il 7-8 aprile prossimi in occasione di un evento che svolgeremo appunto insieme al Consiglio d'Europa e che stiamo organizzando di presentazione della strategia. A livello nazionale, il Dipartimento, come sapete, è l'istituzione che presiede e coordina attraverso l'autorità politica delegata, la ministra Bonetti, che vedo si è collegata e quindi saluto. Ringrazio per la presenza. Quindi in capo al Dipartimento abbiamo i due osservatori nazionali che tracciano, individuano, predispongono e poi monitorano le azioni che discendono dalle politiche sull'infanzia e l'adolescenza. E quindi l'Osservatorio Nazionale Infanzia e Adolescenza e l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. Brevissime parole, l'Osservatorio Nazionale Infanzia e Adolescenza, forse lo sapete, ha adottato il quinto piano nazionale degli interventi per l'infanzia e adolescenza che è stato approvato ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica proprio lo scorso 25 gennaio. Quindi il Paese è dotato finalmente di un nuovo piano nazionale che si attendeva da molti anni. Il piano contiene, essendo un po' il disegno, di tutte le politiche, contiene in sé anche azioni che riguardano l'ambiente digitale, proprio nella prospettiva di cui facevo cenno prima, cioè in una prospettiva sì di tutela, contrasto della sicurezza, quindi ci sono azioni per valorizzare il contrasto al cyberbullismo, in particolare anche coinvolgendo tutta la comunità educante, quindi non ponendoci soltanto come, no, istituzioni che danno linee guida e offrono, degli indirizzi. Ma anche, secondo l'altro aspetto che dicevo, cioè di creare delle opportunità. Perché devo dire che quando abbiamo costruito il piano, usando il metodo della partecipazione e della consultazione dei ragazzi, che è il metodo da cui poi nasce oggi questo progetto, e quindi ascoltando i ragazzi, abbiamo potuto ricavare che loro ci chiedono, consapevoli, come dicevo, delle insidie del web, ma loro ci chiedono fortemente mezzi per sperimentare le potenzialità dell'innovazione tecnologica, cioè loro chiedono di accedere alla rete e quindi noi abbiamo il dovere di fare questo garantendo loro la sicurezza, ma dovendo però rispondere a questa esigenza. L'osservatorio invece contrasto pedofilia e pornografia minorile ovviamente va sulla tutela, va su azioni che riguardano il contrasto anche in rete di questo fenomeno. E infatti un gruppo di lavoro è proprio incentrato sulla sicurezza nel mondo digitale e si è posto come obiettivo strategico il contrasto dei crimini attraverso azioni di contrasto alla pedopornografia diffusa in rete e ai connessi fenomeni emergenti. C'è, la percezione, l'acquisizione di dati allarmanti in questo senso, cioè di come la rete e l'accesso alla pedopornografia e comunque all'abuso anche del sesso è molto molto presente. Il Dipartimento poi, sempre istituzionalmente, questa è la terza competenza istituzionale insieme a quella di coordinare gli osservatori, ha uno spazio nel contrasto al cyberbullismo. Sì, sediamo sia al tavolo del Ministero Istruzione, che è il tavolo tecnico che ha come scopo la prevenzione e il contrasto, con appunto azione di indirizzo e coordinamento dell'attività del governo. E poi abbiamo una competenza proprio nostra che è quella di creare campagne
comunicative di sensibilizzazione sul fenomeno. L'ultima è partita il 30 gennaio di quest'anno e al termine di questa parte introduttiva avremo il piacere di condividerla e comunque già in onda sulla nostra rete nazionale. Concludendo quindi e ricordando il metodo appunto che noi abbiamo scelto nell'ambito del piano che l'Osservatorio si è dato, che è quello di arrivare alla definizione di politiche attraverso lo strumento della partecipazione dei ragazzi e quindi per rendere viva la carta ONU e non soltanto una dichiarazione di intenti, io sono quindi oggi lieta di ospitare la presentazione di questo progetto. A dicembre 2020, dicevo, abbiamo stipulato un accordo con IRPS-CNR e per realizzare questo progetto che si chiama Osservatorio sulle tendenze giovanili, nell'acronimo OTG. Il progetto è condotto da un gruppo di ricerca del CNR-IRPS, il gruppo MUSA, Mutamenti Sociali, Valutazione e Metodi, e ha avuto inizio la scorsa primavera e ha già, diciamo, concluso una prima parte dei suoi lavori che oggi andremo a presentare. I lavori complessivi si concluderanno a ottobre di quest'anno e quindi sicuramente poi avremo un altro momento di diffusione dei risultati. Mi preme un po' evidenziare che i tre moduli sui quali si basa il progetto sono davvero, a nostro avviso, cruciali. Il primo è contrasto della violenza e devianza sociale indotta sulla fascia infantile della popolazione dai condizionamenti sociali e dall'esposizione alle serie TV e per il web, ai videogiochi e alle applicazioni con contenuti stereotipati e violenti. Quindi questo è un aspetto veramente importante dell'ambiente digitale. Un secondo modulo riguarda invece l'identificazione di fattori di tipo individuale e sociale che ostacolano la diffusione del benessere, delle pari opportunità e l'inclusione giovanile, analizzando invece gli atteggiamenti e i comportamenti degli adolescenti, con particolare attenzione ai mutamenti in corso nell'interazione sociale, quindi alla pandemia, ovviamente alla contestualizzazione della loro vita sociale. E poi un terzo modulo che riguarda proprio l'identificazione di policy innovative per contrastare devianze sociali e promuovere benessere, pari opportunità e inclusione giovanile. Insomma, questi tre metodi sono insieme una linea di intervento che definirei unitaria, che parte da una rilevazione, un'analisi, un approfondimento e deve produrre conoscenza di quello che è oggi il pensiero e diciamo il vissuto delle giovani generazioni e dei più piccoli. Quindi attraverso questa indagine compiuta dal gruppo Musa nell'ambito del progetto, noi oggi verremo a conoscenza di qualche cosa in più di dati che ci supportano nelle nostre politiche. Io vi ringrazio, passerei la parola al direttore Paolucci che non è riuscito a connettersi in video, ma ci può mandare un saluto vocale, che è il direttore dell'istituto dell'IRPS e quindi è il nostro partner istituzionale della giornata, della mattina di questa mattina. Grazie, direttore. Riesce a connettersi? Purtroppo no, purtroppo il No. direttore non può intervenire. Ah, mi dispiace. Allora io diciamo porto ovviamente i suoi saluti. Mi dispiace, ma oggi ovviamente sono protagonisti i ricercatori dell'istituto che Ci presenteranno presenteranno gli esiti del progetto. Prima di questo vi presento, come vi avevo anticipato, lo spot Lo web spot che web abbiamo che abbiamo anche già lanciato a gennaio, 30 gennaio 2021 su RetiRai. Questa la devi vedere, guarda. Mi sotterrerei. Basta un commento offensivo per creare una ferita profonda. La violenza digitale e alcuni comportamenti online possono essere punibili penalmente. Se ti senti ferito, se qualcuno ti fa soffrire su internet, non rimanere in silenzio. Parlane con chi conta per te. Può aiutarti. Cyberbullismo. Se lo racconti, ti aiuti.
Bene, 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 grazie, bene. Grazie. A questo punto entriamo, questo nel, punto vivo, entriamo nel vivo della mattina, della mattina, e passerei la parola al progetto che fanno parte appunto di Circa Musa, i dottori e la dottoressa Loredana Cerpata per i racconti di questa indagine. Iniziamo con la dottoressa Cerbara, prego. Ci dovrebbero essere, delle slide. Sì. Io inizierei anche a parlare con le slide e faccio una veloce introduzione, poi il mio genitore può continuare a continuare l'intero progetto in seguito, e poi le infografiche possono vedere. Non si sente nulla e si sente un eco quando le persone parlano. Ci deve essere qualcuno col microfono aperto. Ecco, appunto, chiudete il microfono. Ecco, allora, io diciamo comincio a parlare, vado direttamente nel vivo di questo progetto, facendovi vedere qualche dato che abbiamo raccolto e poi magari per... arrivare diciamo a far comprendere al pubblico come questo progetto, come questo risultato è centrato per la giornata di cui parliamo oggi, Antonio Dintori vi farà vedere dei dati proprio specifici per il problema di cui si parla oggi. Una cosa importante che bisogna dire è che questo tipo di lavori, questo tipo di progetti è fondamentale soprattutto sul piano politico, sul piano dell'intervento politico, perché mentre dal punto di vista individuale qualche tipo di disagio può essere affrontato da un bravo specialista o da un educatore con la persona in particolare, quando si va sul piano politico, quindi sul piano collettivo, è indispensabile avere dei dati così statisticamente significativi, statisticamente rilevanti. È per questo che è stato fatto questo progetto che, come spiegherà poi meglio il mio collega, ha visto protagonisti i bambini tra gli 8 e i 10 anni, siamo andati nelle scuole elementari. Abbiamo fatto un'intervista, come la facciamo con i grandi, naturalmente con uno strumento adattato a loro, ai bambini più piccoli, che devo dire hanno reagito benissimo, si sono subito sentiti parte del progetto e si sono spesi molto, hanno partecipato anche con la collaborazione dei docenti e quindi i dati veramente come un po' ci aspettavamo, come abbiamo cercato di disegnare e di organizzare, hanno un grande livello qualitativo e che ci ha consentito di fare tutta una serie di elaborazioni che sono ancora in corso. Quello che vi voglio presentare adesso è una sintesi di soltanto qualche spot, qualche dato, che però già fa capire quante cose ci possiamo fare con questo risultato, con questi dati. Questa prima immagine riguarda le domande che abbiamo fatto sulla fiducia relazionale. È una dimensione importante da indagare perché è proprio da qua, dalla carenza di fiducia, che può derivare un disagio aggiuntivo, un problema comportamentale, e quindi è una delle cose che teniamo sempre sotto controllo e che in qualche modo mettiamo in relazione con tutte le altre. Ai bambini abbiamo chiesto di chi ti fidi di più. Le risposte sono naturalmente differenziate per maschi e per femmine, perché le bambine, anche se la mamma è diciamo il caposaldo per tutti quanti i bambini, è il 40% dei bambini che la indica come la persona più importante, riferimento maggiore per tutti, però sono le bambine a indicarla di più, un po' meno i maschietti. E altri parenti si equivalgono le percentuali, e qua parlavamo di cugini, altri parenti che non includono i genitori,
E a questa età sono importanti molto anche gli amici, il 20% circa, però come vedete non ci sono grandi differenze tra maschietti e femminucci. Le differenze maggiori le troviamo con le figure di riferimento genitoriali. La mamma è più vista come riferimento per le bambine e il papà più dai bambini, dai maschietti. E poi ci sono gli insegnanti che purtroppo in questa classifica, lo abbiamo visto anche in altre occasioni, arrivano sempre ultimi. I bambini non li vedono come figure di riferimento. Ecco, forse qua gli insegnanti dovrebbero accrescere un po' il loro ruolo, la loro fare una parte migliore con i bambini. Passiamo all'altra slide. Ecco, tra le tante cose che abbiamo chiesto ai bambini è anche una parte molto importante, è quella delle emozioni. Abbiamo chiesto se provassero emozioni negative e emozioni positive. Alle emozioni negative abbiamo dato un po' più di spazio, e le emozioni positive, la felicità, insomma, erano molte meno, ma parliamo di quelle negative, che quelle negative hanno quasi sempre nella vita dei bambini un ruolo molto incisivo. E le bambine, in più dei bambini, si sentono arrabbiate, un pochino di più rispetto ai bambini. Invece è anche un po' più impaurite e tristi, cioè le emozioni negative sono più dominio delle femminucce, anche se i livelli sono confrontabili tra bambini e bambine, e questo accade, diciamo, un po' per tutte quante le emozioni. E adesso non ho il tempo di dire tante cose, ma questa dimensione delle emozioni ritorna quando noi proviamo a fare dei collegamenti con altre cose, cioè lo stato d'animo negativo, impaurito, intristito di un bambino ha influenza anche su comportamenti e atteggiamenti. Andiamo alla prossima velocemente. Ecco, entriamo un po' più nel vivo di qualcosa che attiene di più a quello che diciamo nella giornata, l'adesione ai ruoli di genere, cioè la creazione allo stato embrionale degli stereotipi. Sapete che gli stereotipi sono comportamenti standardizzati a cui si aderisce senza nemmeno chiedersi perché. Perché sono più bravi a guidare gli uomini, chi l'ha detto, eppure questa è una delle cose, no, che più facilmente viene veicolata come qualcosa di vero, ma che invece deriva semplicemente dall'adesione a uno stereotipo. Ecco, questo soltanto per fare un esempio. Ai bambini così piccoli abbiamo dovuto fare le domande in un modo particolare. Abbiamo inventato un tipo di dispositivo di rilevazione che era adatto alla loro età. Abbiamo chiesto, per esempio, quali sono le cose che sono più adatte per i maschi e quali più per le femmine. Hanno detto, e quindi abbiamo avuto una adesione a ruoli maschili e una a ruoli di tipo femminile, no? Quelli più adatti per le femmine nell'immaginario collettivo e quelli più adatti per i maschi. Allora, i bambini devono fare il poliziotto, il presidente, lo scienziato e comandare al lavoro, cioè devono fare ruoli di potere, di comando, di responsabilità. Le donne di cura, cucinare, pulire la casa, fare la spesa, occuparsi dei figli. Quindi queste sono, diciamo, le percentuali maggiori, chiaramente essendo percentuali che non arrivano al 100%, alcuni bambini non hanno detto questo, avevano anche la possibilità di dire lo devono fare entrambi, ecco, non l'hanno detto tutti. C'è anche qui una ovvia differenza di genere, l'adesione al ruolo stereotipato maschile è più dei maschi, l'adesione al ruolo stereotipato femminile è più delle femmine, perché già in questa fase della crescita bambine e bambini hanno cominciato a introiettare queste cose che poi si sedimentano e diventano stereotipi, comportamenti stereotipati anche, e quindi questo già si vede, cioè ancora è embrionale la cosa, quindi ancora l'intervento educativo potrebbe avere un grande successo, però in realtà la prima parte è stata fatta perché i bambini vedono, fanno esperienza, no? Vedono quello che succede nel loro contesto sociale
più vicino, quello familiare e quello della scuola, quello degli amici, e già hanno cominciato ad introiettare questo tipo di ruoli. Andiamo alla prossima. L'ho lasciata per ultima, la prossima, perché è quella un pochino più difficile da esporre. Questo termine prosocialità è stato inventato recentemente, ma significa semplicemente qualcosa che ci dà la tendenza a stare insieme agli altri, no? La capacità anche di stare insieme agli altri. I bambini sono molto prosociali e questo per definizione, per antonomasia anche. E la bassa adesione a comportamenti prosociali riguarda una fascia residuale, invece l'alta adesione riguarda oltre la metà dei bambini, e soprattutto se li dividiamo nel contesto territoriale, ecco, anche il contesto territoriale, visto che noi abbiamo fatto l'indagine in due differenti municipi che sono anche diversi per tipo di struttura sociale al loro interno, offre una chiave di lettura importante. Quindi la prosocialità è collegata, ecco, se vedete sotto nelle descrizioni, per i maschietti, a una bassa percezione di emozioni negative. Cioè quando le emozioni negative non sono così presenti, i maschietti sono più prosociali. Questo capita anche per le femminucce, e non è al primo posto nella classifica delle cose che influenzano la prosocialità, e ci sono qui anche la percezione di emozioni positive, cioè le bambine che si definiscono tranquille e felici sono anche più coinvolte, diciamo, nel loro microcosmo sociale. Ma qui cominciamo a vedere dei termini che sono quelli relativi a, soprattutto alla giornata di oggi. Il minore coinvolgimento nel cyberbullismo passivo o anche minore uso di videogiochi sono, e quindi basso utilizzo di dispositivi informatici, sono tutti elementi che agevolano alti livelli di prosocialità. Cioè quindi la frequentazione senza magari particolari filtri, soprattutto quando i bambini hanno a disposizione un device proprio della rete e di tutto quello che c'è sulla rete, in qualche modo può influenzare anche il comportamento insieme agli altri bambini e quindi i livelli di prosocialità. E questo è un primo campanello d'allarme. Abbiamo cominciato a fare degli studi multivariati, più approfonditi, più specializzati, e abbiamo visto che tutte queste dimensioni che abbiamo indagato in qualche modo si intrecciano, si influenzano a vicenda. Alla fine spiegano un po' i comportamenti, che non sono collettivi di massa, sono sono anche un po' particolareggiati, sono di particolari tipi di bambini. Per esempio, adesso una cosa che stiamo in fase di pubblicazione, che stiamo studiando ancora, abbiamo visto che bambini con un uso quasi patologico, per esempio dei videogiochi, sono bambini con grandi problemi anche a livello di prosocialità e di comportamenti violenti, non soltanto come destinatari di questi comportamenti di bullismo e cyberbullismo, ma anche come attori. E quindi questo, diciamo, ci deve far molto riflettere. Se noi individuiamo quali sono gli elementi che in qualche modo influenzano questi comportamenti, forse agendo su quelli in via indiretta possiamo aiutare, diciamo, anche a superare certi problemi. Io adesso non so se il mio collega è disponibile e collegato, mi fate sapere? Sì, dottor Cultori è collegato. Sì. Allora io passo la parola a lui, che parla un po' più in modo ampio di questi ultimi aspetti di cui vi ho cominciato a parlare. E dovrete mettere le slide. Sì, buongiorno a tutte e tutte, grazie per l'invito, per questa splendida giornata. Mi date conferma che riuscite a sentirmi bene? Sì. Benissimo. Perfetto. Allora c'è stata un po' un'inversione nella scaletta delle relazioni, e quindi io, intanto ringraziando la mia collega, la dottoressa Cerbara, presento, se riuscite a vederle, appunto delle slide che riguardano
nello specifico proprio le attività dell'Osservatorio sulle tendenze giovanili. Riuscite a vedere le slide? Perdonatemi se chiedo conferma, ma... Sì, dottore. Benissimo. Allora, l'Osservatorio sulle tendenze giovanili, adesso ecco, vado un po' a ritroso nel tempo perché avremmo voluto prima insomma darvi conto della struttura del progetto, cosa che farò adesso, riguarda appunto una tipologia di intervento che abbiamo concordato con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio e che quindi è cogestito tra noi e loro e riguarda tre moduli specifici di intervento che costituiscono poi però una linea appunto unitaria, una linea unitaria che riguarda appunto la rilevazione di informazioni, di dati che poi vengono analizzati e poi vengono tradotti in taluni casi in attività di formazione, educazione, sensibilizzazione, divulgazione presso una platea che riguarda i formatori, quindi in termini di formazione per i formatori, ma riguarda anche i genitori di bambine e dei bambini e naturalmente gli stessi alunni e alunne. Il modulo 1, quello di cui le cui risultanze ha esposto appunto poc'anzi la mia collega Loredana Cerbara, è quello che riguarda appunto l'indagine sull'infanzia che è stata fatta lo scorso anno e che ha anche all'interno un modulo appunto di formazione che è quello che ho appena esposto. Il secondo modulo riguarda un'indagine sulla condizione adolescenziale, su atteggiamenti e comportamenti appunto degli studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, le cosiddette scuole superiori, mentre il terzo, diciamo, a partire dalle risultanze scientifiche dei precedenti due moduli, va a costituire, mediante una specifica metodologia, una sorta di agenda contenente appunto obiettivi ed azioni che dovrebbero andare appunto a incidere nel prossimo futuro rispetto alla risoluzione delle principali patologie, dei principali problemi, delle principali criticità che abbiamo riscontrato appunto nell'ambito delle nostre indagini. Che cosa riguardavano questi risultati che appunto sono ora stati esposti? Riguardano un'indagine campionaria su alunni e alunne della scuola di alcune scuole primarie di Roma. Dico campionaria, è molto importante perché gli studi su questa fascia di età 8-11 anni, solitamente a livello internazionale, vengono sviluppati esclusivamente attraverso un approccio qualitativo di ricerca, che va benissimo naturalmente, ma non permette particolarmente le comparazioni, sia dal punto di vista diacronico che sincronico, ovvero non abbiamo mai del materiale attraverso il quale riusciamo a costituire per esempio delle serie storiche o riusciamo a costituire dei discorsi per i quali riusciamo a dire ieri era così, oggi la situazione sta evolvendo, sta mutando in quest'altra direzione. Noi abbiamo appunto inizialmente in via attraverso questo approccio sperimentale testato degli strumenti che già utilizzavamo su fasce in precedenza, negli anni precedenti, su fasce di età un pochino più grande, sui bambini di questa età, naturalmente ricalibrando tutto, strumenti e metodologie, e siamo riusciti a trovare una sorta di quadra appunto per rilevare in modo quantitativo e quindi attraverso una rappresentatività inferenziale statistica campionaria queste informazioni su questo universo di bambini e bambine. È stata una cosa molto molto interessante proprio perché siamo riusciti a trattare una serie di dimensioni di analisi molto complesse e varie che riguardavano l'interazione orizzontale, verticale, lo screen time, quindi il tempo che si trascorre su social media ed app, il tempo che si trascorre sui videogiochi e quindi da lì poi il cyberbullismo, implicazioni di cyberbullismo, di prosocialità appunto che come diceva appunto Cerbara è questa tendenza a donarsi per l'altro in assenza però di ricompense, in assenza di attesa di ricompensa. Le emozioni primarie che sappiamo sono un fatto innato, la fiducia relazionale verso diverse figure appunto e l'adesione ai ruoli di genere che si caratterizzano a tutt'oggi, come abbiamo visto dai dati, purtroppo in modo preponderante, molto molto forte, e sappiamo anche per effetto della stessa pandemia che ha innescato una sorta di involuzione culturale, come se già non bastasse lo stato in cui ci trovavamo prima da questo punto di vista, e che appunto ravvivato nuovamente, soprattutto a livello familiare, la diffusione appunto dell'idea che esistano appunto dei binari, dei ruoli stereotipati per uomo e donna nella nostra società.
Ora, il modulo 2, adesso andando rapidamente invece sul resto, diciamo, del nostro progetto, su quello che ancora stiamo facendo o dobbiamo fare, riguarda appunto, come avevo anticipato prima, un'indagine sempre campionaria, però questa volta a livello nazionale, su scuole secondarie di secondo grado. L'interessante di questa attività, che oggi è in corso, terminerà tra 2 mesi e i cui risultati saranno disponibili in estate, sarà che, oltre ad essere molto ampia dal punto di vista campionario e contenere appunto tantissime dimensioni di analisi, che è quelle che potete visualizzare su questa cartella, permetterà una comparabilità con un'indagine sempre nazionale che noi abbiamo realizzato nel 2019 sull'universo degli adolescenti di questa fascia d'età. Questo perché è molto importante? Perché noi, diciamo, tra virgolette, casualmente ci ritroviamo questi dati che sono proprio pre-pandemia, un attimo prima che si diffuse il Covid-19. Questo è fondamentale perché in questo caso noi abbiamo un ancoraggio al passato per capire proprio sulla base di moltissimi indicatori cosa ha cambiato in noi dal punto di vista interazionale su tante fenomenologie e patologie sociali, appunto la diffusione del Covid, il confinamento domestico piuttosto che la trasposizione appunto delle relazioni come c'è stato e come tutt'oggi è su un piano sempre più virtuale da quello reale. Modulo 2 riguarda tantissime dimensioni che adesso non sto a enucleare completamente, potete leggerle, ma naturalmente trattano tutti i fenomeni principali di devianza sociale e tutto ciò che è connesso appunto al mondo del virtuale, ma non solo. L'ultimo modulo di questo progetto, che si concluderà al termine di quest'anno, appunto la costruzione attraverso una metodologia Delphi Mix del nostro istituto e che abbiamo testato negli ultimi 20 anni a livello internazionale più volte, finalizzata appunto alla costruzione di un'agenda delle policy. Quindi che cosa sarà questa agenda? Sarà una sorta di elenco, chiamiamolo così banalizzando, di obiettivi politici e di politiche sociali che dovranno essere conseguiti, dovranno essere raggiunti, diciamo, in un breve lasso di tempo, corredati di una serie di azioni implementative, ovvero azioni che sono propedeutiche alla realizzazione degli obiettivi che saranno rintracciati attraverso l'aiuto di un panel di esperti che in questi giorni già adesso stiamo consultando. L'approccio che noi abbiamo come gruppo di ricerca Mutamenti Sociali, Valutazione e Metodi MUSA, appunto del CNR, è un approccio di ricerca particolare, se vogliamo, si inserisce nel filone psicologico della sociologia, è un approccio psicosociale, ovvero noi cerchiamo sempre di dare, di fornire, come dire, delle dimensioni di analisi affinché si giunga a una lettura non compartimentata, molto complessa, olistica, ampia della realtà sociale, in questo caso della realtà infantile e adolescenziale. Cosa facciamo per fare questo? Dobbiamo necessariamente trattare contestualmente in fase di indagine una mole incredibile di variabili che riguardano aspetti individuali nostri, quindi dal punto di vista più psicologico, e tutto quello che invece concerne il contesto sociale, culturale, economico, familiare, quindi tutto quello che può essere racchiuso nella parola sociale. Le indagini sono state condotte e sono in fase di conduzione attraverso metodologie diverse, da una parte papi, da una parte capi, ovvero per i bambini abbiamo fatto dei questionari, come diceva appunto Loredana Cerbara, molto particolari, sottoposti, somministrati sempre attraverso una somministrazione assistita cartacei con diverse caratteristiche, per i più grandi, per gli adolescenti naturalmente sono dei moduli informatici. Ciò che caratterizza l'approccio metodologico, ed è molto importante, insisto nel dirlo, è la somministrazione assistita, cioè noi non andiamo mai all'interno di un'istituzione, una scuola o quel che sia, lasciando dei questionari e poi ripassiamo un mese dopo a prenderli, non facciamo indagini online quando trattiamo questo tipo di tematiche, ma noi appunto prepariamo dei questionari molto complessi, composti da tutte queste variabili e somministriamo attraverso la nostra assistenza diretta, in questo caso nelle aule, esclusivamente ricercatori del gruppo di ricerca e mai intervistatori, in modo da raggiungere la massima, diciamo, attendibilità
dei risultati. Questo è molto importante quando si trattano tematiche così, così critiche, insomma, e rispetto alle quali poi si dovrebbero prendere spunto, insomma, per arrivare a delle conclusioni in termini di interventi e di azioni. L'indagine che i cui risultati ha esposto Loredana Cerbara, appunto, riguardano, è stata fatta nella primavera dello scorso anno, sono 410 interviste, un numero molto elevato per questa fascia di età, e appunto alunni delle terze, quarte e quinte classi, e queste qui, diciamo, che potete vedere nella sezione interviste, sono appunto le quote dell'indagine, che sono tutte molto equilibrate tra maschi, femmine, ripartizione territoriale, eccetera. Qui ci sono anche delle informazioni per chi interessa, riguardano il titolo di studio dei genitori e lo status occupazionale degli stessi, perché abbiamo in realtà noi fatto simultaneamente due questionari, uno somministrato alle famiglie degli intervistati e uno agli intervistati e alle intervistate, ma naturalmente rispettando, insomma, tutte la privacy e l'anonimato che doverosamente dobbiamo rispettare per legge, ma anche perché dal punto di vista scientifico naturalmente non ha senso sapere cosa dice una singola unità intervistata, ma ci interessa giungere appunto a delle tendenze a livello locale o a livello appunto nazionale. I risultati complessivamente dell'indagine dell'infanzia sono questi, cioè si delinea in questo caso linea maggiore, una trasposizione dell'interazione sociale dal piano reale a quello virtuale. Questo l'abbiamo già osservato attraverso altre indagini, ma è confermato fortissimamente in questa fascia di età. Le implicazioni importanti, le principali, dove sono? Sono nel cyberbullismo, ma anche nell'adescamento online. Adesso vedremo che cosa è successo da questo punto di vista. Nonché, ma l'abbiamo già detto, abbiamo incontrato una fortissima presenza di condizionamenti sociali che riguardano nello specifico l'adesione ai ruoli di genere. Questi sono bambini piccoli, bambini e bambine piccole, terza, quarta e quinta classe, qualcuno ha anche parzialmente scolarizzato, quelli della terza, perché attraverso la pandemia hanno sperimentato la scuola più mediante la DAD che appunto in una visione frontale, partecipata, reale. E quindi che cosa è successo? Molti bambini e bambine sono rimasti sovrasposti alle famiglie. Ora, naturalmente qui nessuno vuole demonizzare le famiglie, ma ciò che bisogna rendere molto chiaro è che la famiglia tutt'oggi, come testimoniato da tutte le indagini che abbiamo sempre fatto, ma è un fatto comunque noto, è il principale a tutt'oggi luogo, in particolare in Italia, di riproduzione delle disuguaglianze sociali. Per cui la partecipazione agli interventi di formazione, di sensibilizzazione ed educazione dei genitori è un fatto preponderante e, diciamo, fondamentale se si vuole appunto risolvere qualche cosina. Apro nuovamente la mia presentazione, se riuscite ora a vedere il progetto. Vi proietto un'infografica che riguarda i risultati appunto sull'iperconnessione, spero che riusciate a vederla correttamente. Sì. Ok, ora su questi risultati quello che possiamo vedere noi principalmente è che c'è un'elevata partecipazione sia nell'utilizzo delle applicazioni e dei social media, sia per quanto riguarda i videogiochi. Ora, in totale il 21,1% è iperconnesso. Cosa vuol dire iperconnesso? Vuol dire l'iperconnessione è un indicatore che è stato costruito attraverso diverse variabili, la sintesi di diverse variabili. Tra queste ci sono quelle che significano il tempo giornaliero trascorso su questi strumenti e d'altra parte la frequenza settimanale, quindi l'uso che comunque se ne fa settimanalmente. La sintesi di tutte queste variabili forniscono un indicatore, in questo caso quello dell'iperconnessione. I numeri che leggiamo qua sono degli iperconnessi. Due bambini e bambine su 10 oggi si possono ritenere iperconnesse, cioè altamente esposte a internet e ai contenuti di internet. Questo di per sé, sappiamo, non è un fatto da demonizzare o negativo. Ciò che si riscontra sempre e bisogna sottolineare è il fatto che bambini e bambine mancano spesso gli strumenti cognitivi di discernimento critico delle fonti. Ai bambini, attenzione, così come agli adolescenti, per cui spesso e volentieri noi ci troviamo appunto persone che ritengono di giungere a una consapevolezza, una maturità conoscitiva
in 3 secondi, magari leggendo contenuti presi quella e appunto senza poter capire l'autorevolezza della fonte. Questo espone a tantissimi rischi. E naturalmente ci sono delle differenze tra maschi e femmine, ad esempio per i maschi fanno più uso delle chat e social media, chi maggiormente, come dire, questo è il fenomeno del fabbing, in altre parole, chi è più predisposto a assentarsi pur essendo in presenza di altre persone guardando uno schermo. Che cosa succede? I bambini stanno tra di loro, ma in realtà non ci sono realmente, ci sono solo fisicamente, perché a livello cognitivo sono presi da queste tecnologie. Il fabbing infatti vuol dire snobbare la presenza delle altre persone a favore del mondo virtuale. I bambini sempre che usano molto queste tecnologie sono più coinvolti nel cyberbullismo attivo e passivo, sono più litigiosi tra loro e hanno anche, diciamo, sono tendenzialmente più figli unici, questo abbiamo riscoperto. D'altra parte, poi adesso non mi voglio dilungare molto, tanto queste informazioni poi adesso saranno divulgate attraverso note stampa, saranno comunque rese pubbliche doverosamente, ma le bambine, diciamo, hanno altri tipi di tendenze, sebbene poi le variabili siano più o meno sempre le stesse, cioè quanto più si usano queste cose, tanto più questi comportamenti sono correlati appunto a una maggiore tendenza, ad esempio all'imitazione del personaggio preferito, che può essere anche rispetto ai videogiochi, o può essere un influencer, o può essere qualcuno, insomma, è questa accettazione un po' passiva dei contenuti della rete. Io vi voglio presentare adesso, per non dilungarmi ulteriormente, un'altra infografica che poi è l'ultima. Perdonatemi perché in realtà si è bloccato tutto. L'infografia ultima riguarda proprio il cyberbullismo e l'adescamento. Chiedo scusa perché devo recuperarla, ho un rallentamento nel PC, non so se state vedendo tutto quello che faccio, arrivo subitissimo. La vediamo. Scusatemi, ma purtroppo sono i problemi dell'ultima ora. Riuscite a vedere? Sì, sì, la vediamo, dottore. Oh, ecco, questo è molto importante, questo è molto importante. Attori di cyberbullismo, noi possiamo vedere che qui quelli che nel corso dell'ultimo anno, quindi nel corso della pandemia, sono stati rintracciati come attori di cyberbullismo sono una quota molto 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 elevata, il 28,5% di tutti gli intervistati sono maggiormente maschi, ma le femmine non sono tutt'altro che esenti dalla patologia sociale, perché i maschi sono il 39%, le femmine sono il 25,8%, quindi sono tutti quelli che hanno compiuto perlomeno un atto di cyberbullismo nel corso dell'ultimo anno. Analogamente, chi nell'ultimo anno invece è stato vittima di cyberbullismo è una percentuale leggermente inferiore, ma comunque sicuramente non residuale, che sono appunto pari appunto al 17,8%. Anche in questo caso i maschi sono un po' di più, il 28,8%, le femmine 13,2%, ma comunque vediamo che poi, diciamo, la partecipazione è diciamo, importante per entrambi i sessi. A fronte di questi dati, che diciamo, sono oggettivamente preoccupanti, quello che noi rintracciamo come ancora più critico è appunto il fenomeno dell'adescamento online. Come possiamo vedere, appunto, le vittime di adescamento che sono state rintracciate mediante questa indagine sono il 12,7% del totale. Questo vuol dire che nel corso dell'ultimo anno più di un bambino o una bambina su 10, e vediamo che più o meno la quota non varia molto per sesso,
sono state appunto soggette a un atto di adescamento, che può essere stato quello dell'essere invitate a uscire dal mondo virtuale per incontrarsi realmente, condividere foto o video a sfondo sessuale, altri atti che possono aver previsto appunto la ricezione di un regalo a fronte magari appunto della condivisione di foto o altro. Le vittime di adescamento appunto sono state rintracciate, sono oggettivamente di una percentuale elevatissima, su questo bisognerà ragionare con molta attenzione. Ciò che c'è da dire è che solamente l'8,3% di intervistate e delle intervistate può ritenersi realmente esente da questi problemi, cyberbullismo e adescamento. Perché? Perché non usa le chat. Solamente l'8,3. Per cui ecco, quelli che non sono oggi esposti a questa fenomenologia, diciamo, sono la coda residuale, purtroppo, e non il contrario del totale dei bambini che sono stati osservati. Noi ci auguriamo che ci sarà possibilità, una volta testati questi strumenti molto complessi che hanno funzionato molto bene, ecco, per fortuna, di poter estendere questi studi nel prossimo futuro anche su una scala geografica più ampia, anche a livello nazionale, di modo da avere una panoramica e una differenziazione anche per aree territoriali e culturali, dunque più complessa. Per adesso questi sono i risultati di questa indagine. Come vi dicevo prima, nei prossimi mesi veicoleremo quelli dell'indagine sull'adolescenza, quindi sulle scuole secondarie di secondo grado, per poi proseguire con le altre attività del progetto osservatorio sulle tendenze giovanili. Vi ringrazio per l'ascolto, per l'invito, per l'attenzione e mi scuso per tutti i problemi tecnici che purtroppo oggi un pochino ci sono toccati. Grazie. Grazie dottor Tintori, grazie alla dottoressa Cerbara per questa, diciamo, presentazione molto efficace. In effetti poi le infografiche sono molto di impatto. Vedo che il dottor Paolucci però è riuscito a collegarsi e quindi gli cedo la parola ovviamente per un suo intervento, un suo saluto. Buongiorno. Buongiorno, non so se mi sentite. Ah, ecco, adesso il microfono è partito, quindi ce la facciamo. Buongiorno, io sono Mario Paolucci. Sono il direttore dell'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali, a cui appartengono i ricercatori i cui contributi avete appena finito di ascoltare. Non parlerò del contenuto, intanto ringrazio però la dottoressa Antonini e tutto lo staff del Ministero per questa possibilità. I nostri ricercatori hanno fatto un duro lavoro proprio sul campo, oltre all'elaborazione che avete visto, e sono in questo momento, stanno facendo un altrettanto duro lavoro andando in giro per tutta l'Italia per raccogliere dati su cui prendere decisioni informate. E questa è una parte importantissima della nostra attività, cioè la ricerca mette in connessione quello che si pensa, le decisioni che si prendono, con una base di realtà che si può ottenere solo con una ricerca forte e indipendente. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui noi siamo una parte, è un ente generalista che copre tutte le discipline in modo puntuale, alcune saltando tra una disciplina e l'altra in altri casi, ed è una delle sue forze. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, rispetto all'università, ha la caratteristica di essere sempre per sua natura inter e multidisciplinare. Chi lavora con noi sa che troverà un ambiente di scambio in cui si incontrano le persone con le storie e con gli interessi scientifici più diversi. E questa è la forza e l'importanza di un ente grande come questo al servizio del Paese. Il nostro istituto, in particolare, raccoglie diverse anime che nell'università normalmente sono divise, cioè abbiamo un nucleo di demografi, sociologi, con un'incursione, come ha detto il dottor Tintori, nella psicologia, ci occupiamo di, oltre alle tematiche che avete già sentito, ci occupiamo di scienza e società, migrazione, innovazione e tanti altri temi. Per avere più informazioni sulle attività, ovviamente contattate direttamente il dottor Tintori, né visitate il sito, e vi ringrazio di nuovo per questa opportunità e, come dicevo, sarò brevissimo perché sono interessato anch'io a seguire il dibattito. Grazie e buon proseguimento.
Grazie direttore, grazie per il suo intervento. Allora adesso andiamo diciamo nella sessione del dibattito, abbiamo invitato e ospitate personalità che ci danno il loro punto di vista che ci sembra molto importante. In questa giornata. Vi mandiamo intanto questo spot che riguarda il nostro numero 114 e che abbiamo realizzato quest'anno per il contrasto al disagio emotivo dei giovani adolescenti soprattutto a seguito dell'esperienza Covid. Mandiamo questo e poi passiamo al dibattito. Grazie. Nessuna esitazione, nessuna paura. Se sei vittima di violenza o abusi verbali o fisici, raccontaci la tua storia in totale anonimato. Chiama il numero 114 o informati sul sito www.114.it. Esci dal buio, chiedi aiuto. Nessuna esitazione, Bene. Grazie di questo stacco. Adesso entriamo nel dibattito. Quindi sono lieta di presentare la professoressa Maria Rita Parsi, presidente della Fondazione Movimento Bambino ONS, componente del nostro osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Buongiorno e benvenuta, professoressa. Bentrovati. Partirei da una frase che ho sentito dire. Speriamo che arrivi tranquillo, proprio all'inizio, che il duale È un luogo di infinite possibilità. Io direi di ogni potenza virtuale, delegata, potenziale. Vorrei sapere se mi sentite bene, perché a me arriva solamente un eco. Ecco, adesso no, sembra di no, prima sì. Ecco, allora ripeterei: questo luogo, non luogo di infinite possibilità, di onnipotenza virtuale, alla quale viene delegata proprio l'impotenza reale, è un luogo che bisogna conoscere bene, poiché viene dai nativi digitali usata in maniera incredibilmente competente e addirittura con una capacità enorme di utilizzo, ma senza che alla base ci sia una formazione, io direi addirittura, scusate, parlo in libertà e mettendo insieme, collegando insieme delle necessità, dovrebbe essere assolutamente inserita tra le materie di studio proprio un'educazione al virtuale virtuoso. E questo sin dall'inizio, dalla scuola dell'infanzia, cioè non bisogna aspettare, perché i bambini già, come si diceva prima, e l'ho detto anche stamattina al Consiglio regionale, i bambini ormai a 3 anni utilizzano questi strumenti che noi gli mettiamo in mano e che noi da adulti ci siamo presi la responsabilità di utilizzare, trovandoli più delle esperienze di immediatezza nel contatto, nella comunicazione, nella possibilità proprio di entrare rapidamente in contatto anche vedendosi, no? In contatto virtuale con gli altri. Quindi è stata una grandissima, importante scoperta quella dell'utilizzo del virtuale, anzi del virtuale stesso, ma a questa scoperta, a questo utilizzo, nello stesso tempo non è stata data alcuna attenzione a quello che poteva essere il come quando prendi quello che poteva essere il rebound, quello che poteva essere addirittura l'aspetto negativo. È un po' come quando tu prendi una medicina e leggi il bugiardino ti avverte che assumendo quella medicina ci potrebbero essere, su base scientifica, su base di ricerca eccetera, per tutto l'approfondimento scientifico fatto prima di mettere in circuito quella medicina, tu hai gli effetti che potrebbero essere.
Attenzione, si è silenziato il microfono, professoressa. Lo vedo ancora spento. Il Sefer Internet Day, eccoci. Oggi veramente abbiamo sperimentato limiti e possibilità. Io stavo parlando, mi sentite adesso? Benissimo, sì. Benissimo. Il benissimo, mi esalta. Allora, non so dove avete... Io stavo dicendo che è proprio importante, non solo, ripeto, l'inserimento di... la formazione dei formatori, cioè l'inserimento di materia come materia di studio a partire dalla scuola dell'infanzia e dell'uso virtuoso del virtuale, perché abbiamo dato degli strumenti di cui noi adulti ancora non conosciamo l'effetto. Torno a dire, come un medicinale, tu lo prendi, c'è il bugiardino. Bene, noi dobbiamo usare il virtuale con delle linee guida, come usarlo in maniera virtuosa e darlo e dare questa possibilità ai ragazzi che, ahimè, sempre di più diventano, io nel 2017 ho scritto Generazione H. Generazione H era i Kikomori, una sindrome che va dilagando come internet addiction, come dipendenza da questi strumenti virtuali, davanti ai quali i ragazzi passano molte ore senza il controllo degli adulti, che lo considerano come ti lascio giocare con, ti metto in condizioni di, così stai per conto tuo, così io posso fare altre cose, così giustamente avendo tante altre cose da fare, ma il virtuale è qualcosa da, e noi l'abbiamo verificato, da far conoscere bene soprattutto agli educatori, ai genitori e agli insegnanti e agli operatori della comunicazione, che si devono rendere conto che il loro compito è diffondere, essere proprio quelli che mediano la possibilità di un utilizzo virtuoso del virtuale nei confronti dei ragazzi. Allora, noi abbiamo preso coscienza di questa condizione anche grazie alla ricerca di cui ha parlato il professor Tintori, e proprio per noi è stata una grossa esperienza. Cosa abbiamo chiesto facendo 7 incontri in diverse scuole della sesta e dell'ottavo municipio? Abbiamo fatto un lavoro per sensibilizzare gli insegnanti e i genitori a quello che poteva essere questo utilizzo sulla base delle ricerche. Quindi per noi è stato importante, perché il lavoro con la metodologia psicanimatoria prevede, permettetemi di illustrarvele, 5 fasi di intervento. Cioè la fase della raccolta di dati e materiali relativamente alle tematiche che si pensa di affrontare. Poi c'è la fase della decodifica, cioè riflettiamo su che cosa abbiamo che cosa emerge da questi dati, quindi quali sono le tematiche che emergono dopo aver raccolto questi dati, eccetera, ponendoci l'obiettivo di parlare dell'uso del virtuale e di verificare anche e soprattutto come i bambini da 8 a 10 anni vivono delle situazioni di socialità che oggi sono mediate dal mondo virtuale. Poi c'è la fase di elaborazione. Visto quello che abbiamo raccolto, i dati ve li ha illustrati molto attentamente il professor Tintori, che cosa si può realmente, elaboriamo, che cosa si può fare e poi facciamoci un progetto sopra, perché questo è importante, dare delle linee guida. Quando abbiamo fatto questi passaggi c'è la fase del feedback. Raccogliamo di volta in volta, dopo aver dato vita a questi passaggi, raccogliamo il feedback. E quel feedback è una maniera che nella scienza della comunicazione e del comportamento è fondamentale. Tu non puoi solo fare lezioni magistrali, dire che cosa hai ricercato, sperimentare, eccetera, se non ricevi poi l'effetto che quello che tu proponi e quello che tu vai asserendo anche su base scientifica per la ricerca non ha... No, bisogna vedere che risultato ottiene, quale tipo di diciamo sensibilità attiva la modalità con la quale tu hai raccontato, hai messo di fronte diciamo i formatori, in questo caso genitori e insegnanti, oltre che operatori della comunicazione, di fronte a quello che hai indagato. Allora, noi possiamo sottolineare
che ci ha molto colpito la fatica con la quale, per esempio, degli insegnanti possono aderire a queste lezioni magistrali se non ci sono accanto, diciamo, il riconoscimento del loro lavoro. Per esempio, se tu acquisisci crediti, partecipi molto di più, e questo va detto al Ministero della Pubblica Istruzione, perché la diffusione di tante ricerche importantissime che si vanno facendo, cioè quello che io noto, uno scollamento, si deve lavorare, noi proponiamo la rete e non lavoriamo in rete. Tutti i ministeri dovrebbero avere come attenzione e al primo posto la salute psicofisica dei minori, perché le mie esperienze di 4 anni all'ONU, come unico membro italiano della Convenzione ONU per i diritti dei minori, mi ha insegnato che l'articolo 3 è il superiore interesse dei minori. Il superiore interesse dei minori è l'interesse che noi dobbiamo profondamente manifestare e tenere in considerazione per l'attuale società, ma per quella futura. Perché quell'attenzione ad integrazione tra mente, corpo e immaginario, tra, diciamo, nel fare un lavoro che permetta di comprendere in che tipo di società oggi viviamo e quali sono le prospettive future, e che tiene conto fondamentalmente di questi strumenti, delle nuove tecnologie, non può fare a meno di una formazione diretta a genitori, insegnanti, operatori della comunicazione e un contatto diretto con i ragazzi che, educati all'uso virtuoso del virtuale, ne abbiano un rispetto e ne diventino dei protagonisti. Quando io ho letto i risultati dell'atteggiamento di fiducia nei confronti delle autorità, mi ha molto colpito il fatto che la madre rimane un punto di riferimento, poi vengono le altre figure parentali, poi vengono gli amici e la legge del padre, come diceva il mio grande Bollea, viene al quarto posto. Cioè, perché? Forse perché il padre è assente, forse perché il padre è un punto di riferimento sempre legato al mondo, diciamo, al collegamento col mondo esterno, fa da ponte col sociale, ma questo ponte col sociale viene al quarto posto, per poi finire con un 2,2 di fiducia e di affidamento agli insegnanti. Ora, se la scuola, e questo è il progetto della Fondazione Movimento Bambino, per cui abbiamo proprio aderito al progetto OTG e ne siamo stati proprio e vorremmo che fosse diffuso e moltiplicato proprio in tutte le realtà italiane, non solo nei municipi delle grandi città, ma in ogni comune, in ogni provincia, in ogni regione, come metodo di lavoro che passi per le scuole. Diciamo che la scuola è al centro. La scuola deve essere una realtà, come si parlava delle Maison de la Culture di Grenoble negli anni 60, deve essere un centro culturale polivalente, aperto dalla mattina alla sera, all'interno del quale ci deve essere un'equipe medico stabile, medico, psico, socio, antropedagogica, collegata al territorio, con le realtà della salute mentale, dell'assistenza territoriale, delle associazioni e degli assetti culturali e sportivi del territorio, per permettere questo tipo di formazione, perché a scuola si incontrano tutti, si incontrano i bambini che hanno alle spalle delle famiglie, i genitori, ci sono gli insegnanti, e quindi quel ponte che la scuola fa tra prima agenzia educativa, essendo la seconda agenzia educativa, con il sociale, va attivato, e ci vuole una presenza costante di qualcuno che attivi questo contatto tra genitori e insegnanti, invece di fargli fare la rissa per i voti o per... bisogna attivare il piacere del sapere per fare in modo che le scuole siano un punto di riferimento, già esistono. Sono tra pubbliche e private 58.000, c'è una realtà che potrebbe essere già in struttura agita se quelle strutture fossero rinforzate, se fossero non solo rinforzate nel senso di bonificate a tutti i livelli, ma che ci fossero personale sempre più qualificato, sempre più attivo per fare prevenzione, perché si parla poi alla fine del baby gang, microcriminalità, questo e quello, ma tutto il passaggio che per arrivare a fare i baby criminali a 12-13 anni o a non aver voglia di studiare o non voler continuare o essersi chiusi in quel modo, come è successo drammaticamente con la DAD, dove si sono moltiplicati i casi, noi li abbiamo tutti i giorni, di ragazzini che a scuola non ci vogliono tornare e che in virtù del fatto della mascherina preferiscono addirittura il virtuale, dove la mascherina te la puoi togliere e dove comunque rimani nella tua stanza con il controllo delle tue cose, perché fuori non hai
l'aiuto al controllare, al confrontarti, al reagire alle cose. Quindi per me in questo momento credo che sia importante cogliere l'occasione di questa ricerca che va moltiplicata all'infinito, di questa attività di collegamento. L'agire in rete non deve essere un'immagine soltanto del virtuale, perché così ci giochiamo, deve essere proprio le possibilità che il virtuale virtuoso offre di poter collaborare e patrimonializzare i contributi, le ricerche e le metodologie di intervento, perché molte persone non sanno che fare, perché non sanno il percorso del che fare. Quando mi trovo di fronte a un problema, se io ho strumenti per capire come affrontarlo, prenderne atto, trovare gli alleati, elaborare quello che succede, trovare delle possibili soluzioni che poi alla verifica, col feedback, ti dicono se sono più o meno adeguate o invece non adeguate, oppure invece proprio quelle da moltiplicare e da rinforzare, beh, io non faccio un cambiamento, continuo ad agire a macchia d'olio, a pelle di leopardo, con chi contribuisce di lì, chi contribuisce di là, e non ci si aggrega, non è un patrimonio che invece grazie al virtuale potrebbe essere proprio ad internet, potrebbe essere un patrimonio a disposizione di tutti. Come ti rispondono dicendo c'è questo, c'è quello, vuoi un'informazione, te la danno, così rispetto a come agire a livello di rapporto con i bambini, sin dalla con le coppie genitoriali, con le famiglie, all'interno della scuola, già tu potresti avere tutta una serie di strumenti che sono a disposizione e che sono testati, perché sono il risultato di ricerche e di situazioni che ti agevolano nel capire come stanno i bambini. E poi vorrei concludere parlando un attimo di un altro dato che mi ha molto colpito, anzi di altri due che mi hanno molto colpito. Uno è addirittura come i bambini, siamo nel 2022, questa è una ricerca partita nel 21 in piena pandemia, che dei bambini e delle bambine individuino nei ruoli di genere, nei ruoli, i bambini come poliziotti, persone che comandano sul lavoro, presidenti o scienziati, e le ragazzine vengono vissute da loro stesse e dai compagni di scuola come delle persone che si devono fare le pulizie, devono andare a fare la spesa, devono cucinare e devono prendersi cura dei figli. Se questo nel 2021 e andiamo per il 22 è ancora il vissuto, no, attenzione, non stiamo parlando di gente della mia età, io ho 75 anni, quindi vengo da un mondo dove questo, anzi, era dir poco, era già generosa la questione quando non eri un tappetino, ma che lo dicano delle piccoline, dei piccolini da 8 a 10 anni, che quello è il tipo di scissione del ruolo, della possibilità di sviluppo, di crescita, di approfondimento, di ruolo sociale, eccetera, delle bambine. Io credo che è molto interessante tutto questo, no? Su cui riflettere. Alle donne consiglierei di rifletterci su un dato di questo genere. Spero che non sia, e lo vorrei approfondire, un dato che riguarda soltanto alcune zone dei municipi della città di Roma, ma io credo che invece questo sia un dato da andare a verificare da tutte le parti, perché per me è molto importante anche per dire agli uomini che se loro sono al quarto posto come punto di riferimento, non diciamo per le bambine che ci chiedono molto meno, per i bambini sono al quarto posto e gli insegnanti sono al quinto posto col 2,2%, significa che una fondamentale, formidabile agenzia educativa, quale dovrebbe essere la scuola, centro culturale polivalente, con poli museali, mense, equip medico, psicoantropo, socio-pedagogica all'interno stabilmente attive, e biblioteche, così dovrebbe essere la scuola per far amare il sapere al di là dei voti, che ancora costituiscono un problema per andare avanti. Tu vai avanti perché sei bravo, prendi voti, sei promosso, ma promosso da chi e da che? Se io non mi sento promosso da autorità che considero competenti, accoglienti, che mi ascoltano, che mi mettono in condizione di andare avanti, che mi danno delle chance quando... Io credo che abbiamo passato un mare di milioni di anni a dire tutta una serie di cose che oggi sappiamo essere fondamentali anche a livello inconscio, perché Dio perdona l'inconscio no, e non le attuiamo.
non sappiamo decriptarle, ancora non sappiamo lavorare sull'invidia, sull'ingratitudine, cito Melanie Klein e Anne Freud, non sappiamo riconoscere nell'altro la possibilità che ci dà al di là della paura che ci mette o della proiezione che possiamo fare sulla sua realtà, per invidia, per paura, per mancanza di autostima. Chiudo qua. Grazie professoressa. Grazie. Però, sì. Prima di chiudere, mi fate la cortesia di rivedere un film apocalittico del 1982 che si chiamava Blade Runner, dove c'è un discorso che fa, perché questa è l'età in cui possiamo finalmente conquistare cose che già nell'82 in fantascienza erano precise, proprio il dialogo che fa il replicante, che viene fermato alla fine per aver superato con la sua azione al senso criminale negativo l'opera degli umani, e quindi c'è la fine, it's time to die. Io spero che finisca per noi una modalità di agire che non tenga conto di tante esigenze che ci sono chiare, ma che vanno agite in rete, insieme, per veramente garantire ai bambini e alle bambine un futuro diverso, e un futuro nuovo, e un futuro che tenga conto di tutto quello che di patrimonio gli abbiamo dato, ma che di tutto quel patrimonio non facciamo uso. Grazie, grazie professoressa veramente per il suo intervento, per aver valorizzato elementi fondamentali, l'educazione, la formazione, l'importanza di acquisire questi dati per poi realizzarli in politiche e strategie. Io adesso passerei la parola alla dottoressa Annalisa Lillini, che è direttore della seconda divisione della Polizia Postale e delle Comunicazioni e componente del nostro osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Ho seguito con molta attenzione tutti gli interventi e i risultati della ricerca trovano conferma poi nei nostri dati che riguardano la repressione appunto di questi reati, di questi rischi che si manifestano nella rete. Prima però appunto di parlare della repressione parlerei un attimo di quelle che sono le nostre anche campagne educative. Le nostre campagne educative si svolgono quotidianamente nelle scuole, poi in particolare c'è quella campagna educativa che è chiamata Una vita da social, che è un track, un'aula multimediale che viaggia in tutte le città d'Italia accogliendo i ragazzi e illustrando appunto i pericoli della rete. In queste campagne sono coinvolti anche gli insegnanti e i genitori. Questa campagna, che è arrivata alla nona edizione quest'anno, vedeva in passato una scarsissima partecipazione di genitori. Ultimamente questa partecipazione, per fortuna, sta un po' aumentando, ma non è ancora sufficiente. Abbiamo poi la campagna Cuori Connessi. Oggi, in occasione di questa giornata, è stato creato un evento dalla Polizia di Stato che ha visto collegati 200.000 ragazzi da tutta Italia per parlare proprio dei pericoli della rete. Una cosa appunto che i nostri dati confermano, e appunto parlavo delle nostre campagne educative proprio per questo, io ormai sono 13 anni che mi occupo di questa problematica nell'ambito della Polizia di Stato, e mi ricordo che all'inizio noi ci rivolgevamo ai ragazzi della terza media e del biennio delle superiori. Ora andiamo quasi, cioè la fascia di età che cerchiamo di approcciare nelle nostre campagne educative è quella delle scuole primarie, perché abbiamo visto, i nostri dati appunto ci dicono quanto si sia abbassata l'età, quindi la pandemia l'ha sicuramente accelerato, ma era un fenomeno e l'ha reso irreversibile, ma era un fenomeno che già esiste da questo anno, quindi questo approccio alla rete che viene sempre di più anticipato. I dati ci confermano infatti che sono in aumento i casi di adescamento al di sotto dei 10 anni,
anche se ancora la fascia di età più coinvolta è quella fra i 10 e i 13 anni, con i casi di adescamento online hanno avuto un aumento del 33% nel 2021 rispetto al 2020. E nell'ambito di questa di questi dati, la parte più coinvolta, appunto, dicevamo, è quella della fascia d'età 10-13 anni, con un aumento del 38%, però ripeto, aumenta sensibilmente anche la fascia d'età inferiore. Questo vale anche per i casi di cyberbullismo. Aumentano i casi sicuramente perché si verificano più casi, ma probabilmente c'è anche una maggiore propensione alla denuncia da parte dei genitori. Molti casi, secondo la nostra esperienza, prima non venivano alla luce perché il minore non si confidava, o perché magari nell'ambito familiare si decideva di risolvere la faccenda bloccando l'account dell'adescatore, oppure nei casi di cyberbullismo si risolveva la cosa, diciamo così, in ambito scolastico familiare. L'aumento della denuncia dei casi di cyberbullismo e dei casi di adescamento significa che c'è una presa di coscienza. Una presa di coscienza probabilmente un po' tardiva, perché molto spesso io ho notato che la reazione dei genitori che accompagnano un minore per fare una denuncia di adescamento sono profondamente sorpresi di quello che è accaduto al loro figlio o alla loro figlia. E questo quindi ci riporta a un discorso, appunto, che è emerso nel corso di tutto il dibattito, di quanta scarsa consapevolezza le figure di riferimento dei minori abbiano di questi rischi della rete. Ci si dice che c'è poca competenza dal punto di vista informatico, perché i minori sono più nerd, sono più skillati. Da questo punto di vista il genitore si sente in qualche maniera non preparato, ma in realtà di preparazione tecnica non ne serve granché, è sufficiente essere a conoscenza di quelli che sono i pericoli della rete, e ora ormai i genitori gli strumenti le hanno. Nel nostro commissariato di PS, che è il nostro commissariato virtuale, ci sono tutta una serie di consigli. Ultimamente, proprio in questi ultimi giorni, in occasione proprio della giornata di oggi, è stato stilato un decalogo per i genitori che è diversificato a seconda della fascia di età dei minori, dei figli. E a tutto quello a cui stare attenta, come informarsi su quali sono le app, i rischi che girano anche nel gaming, quindi nelle app di gioco. I genitori ora possono farlo. Essere informati significa quindi cercare di prevenire. E poi fondamentale accompagnarli soprattutto i bambini molto piccoli nell'utilizzo di questa. È un lavoro che va fatto ormai da subito, cioè intervenire quando un bambino ha 11, 12, 13 anni e utilizza i social da 4, 5, 6 anni, ormai è tardi, non si può più pretendere di imporre dei limiti o imporre dei comportamenti. Quindi, appunto, c'è tutto, ripeto, i nostri dati ci dicono quanto questa pandemia abbia poi di fatto aumentato sicuramente, ma anche fatto emergere tutto un mondo che in parte era un po' più sommerso. E quello che vale per i minori, cioè la maggior presenza in rete, causata appunto dalla pandemia, purtroppo in parallelo ha significato anche una maggior presenza in rete di chi sta lì per adescare, di chi sta lì per scaricare e visionare materiale pedopornografico,
Anche da questo punto di vista abbiamo visto un aumento dei dati spaventoso, il materiale pedopornografico scambiato e scaricato è aumentato notevolmente. E quindi io concludo il mio intervento dicendo semplicemente benissimo quello che si sta facendo, benissimo il discorso di fare rete, perché appunto le nostre campagne educative sono importantissime, ma non possiamo farle da soli, non riusciamo chiaramente, perché ogni anno ci sono nuovi alunni che vengono immessi nel circuito scolastico delle scuole primarie, e stare dietro a tutti non è possibile. Quindi una sinergia assolutamente dal punto di vista della prevenzione e una maggiore anche sensibilizzazione al fatto che questi casi, nel momento in cui emergono o ci sia un sospetto, vanno immediatamente segnalati. Noi abbiamo il portale per segnalare i nostri casi, ma molte segnalazioni ci arrivano anche dalle organizzazioni non governative, al quale magari il minore trova un approccio un pochino così, viene meno intimorito da un approccio con l'ONG, che poi fa da tramite comunque con noi. Chiudo il mio intervento e vi ringrazio. Grazie dottoressa del suo intervento, davvero interessante. D'altra parte noi la conosciamo nei lavori dell'osservatorio e il suo contributo è prezioso. E il fatto che anche prima lo dicevamo in esito alla ricerca del progetto, non bisogna agire troppo tardi, perché così piccoli già hanno, no, degli stereotipi, hanno già vivono queste esperienze, ci dice appunto che le azioni devono essere convogliate appunto già nei più piccoli, quindi dalla scuola dei più piccoli, soprattutto a partire da lì. Non dobbiamo pensare che è un problema quindi solo di adolescenti questo della sicurezza in rete. In realtà abbiamo capito anche dal progetto e dalle vostre parole che il problema inizia molto presto. E quindi questo va tenuto in considerazione. Io passo la parola alla dottoressa Dal Conzo, che è responsabile delle relazioni istituzionali e advocacy di Save the Children ed è componente del nostro osservatorio per il contrasto della pedofilia e pornografia minorile. Buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutti. Allora, vorrei innanzitutto ringraziare la Ministra Bonetti, il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, l'Istituto di Ricerca sulla Popolazione e le Politiche Sociali, perché diciamo affrontare questo Safer Internet Day con dei dati nuovi, in particolare su questa fascia d'età 8-11, no? Una fascia d'età che ci preoccupa, lo abbiamo ascoltato anche dalla dottoressa Lillini, mi sembra importante. Ed affrontare in generale il tema in profondità e con un confronto a più voci. Noi come organizzazioni siamo in 120 paesi del mondo, ci occupiamo di infanzia a rischio nelle aree più marginalizzate e in Italia dal 98 la tutela dei minori online è comparsa subito tra le nostre attività, non a caso. Abbiamo una collaborazione con la Polizia Postale e, come appunto citava la dottoressa Lillini, siamo tra le organizzazioni che gestiscono le segnalazioni. In particolare gestiamo una piattaforma che si chiama Stop It e che consente agli utenti di internet di segnalare la presenza di materiale pedopornografico, che poi noi ovviamente segnaliamo alla polizia, ma agiamo anche in progetti di sensibilizzazione e di educazione all'uso responsabile della rete e sulle competenze digitali, perché come citava la dottoressa Antonini all'inizio, muoversi nella rete è una questione anche di competenza, innanzitutto di competenza. La rete è un ambiente non nato per i minori, non concepito inizialmente per i minori, ma in cui i minori devono potersi saper muovere anche a fini di autotutela, ma non solo. E quindi il tema delle competenze digitali, che si sta facendo sempre più importante, dal nostro punto di vista non è scollegato, ma è un presupposto della tutela, perché evidentemente conoscere un ambiente, saperci si muovere, qualsiasi ambiente, una città, una foresta, qualsiasi ambiente, è fondamentale, no? Per non farsi male, per non far male, ma per utilizzarlo per crescere.
E noi, a partire, diciamo, da queste esperienze pratiche a contatto con i ragazzi, a contatto col mondo della scuola, portiamo poi la nostra esperienza anche ai tavoli istituzionali come l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, che ci fa molto piacere, lo voglio dire, che stia andando avanti speditamente con un'ottima collaborazione tra società civile e istituzioni e verso il piano di contrasto, che insomma a cui teniamo molto evidentemente. Allora, una riflessione importante sull'ambiente digitale. L'ambiente digitale è diventato una parte integrante della vita di tutti noi, non solo dopo la pandemia, lo era anche prima. Adesso è importante, secondo noi, sottolineare il fatto che non è più possibile veramente distinguere tra ambiente online e ambiente offline. Noi stessi spesso non ricordiamo se una persona l'ultima volta l'abbiamo vista in una riunione online o l'abbiamo incontrata in una riunione di persona. Quindi questo continuum per noi è fondamentale da tenere presente anche quando ci si muove nell'ottica della tutela dei minori. Per i minori le tecnologie digitali sono parte integrante della loro vita e devono essere innanzitutto opportunità di crescita. È importante vedere appunto l'ambiente digitale come un'occasione di esercitare i diritti per i minori, tutti i diritti. Del resto questo è l'approccio delle Nazioni Unite all'ambiente digitale. Sappiamo che il Comitato ONU per i diritti dell'infanzia e l'adolescenza ha pubblicato un commento generale nel 2021 che è proprio declina la Convenzione proprio rispetto ai diritti dei minorenni nell'ambiente digitale, ed è importante, questo lo voglio proprio leggere testualmente, che il Comitato dica che un accesso consapevole alle tecnologie digitali può aiutare le persone minorenni a esercitare l'intera gamma dei propri diritti civili, politici, culturali, economici e sociali. Quindi è da questo punto di vista, anche poi muovendoci verso il tema della tutela, che noi partiamo. I principi sono i medesimi della Convenzione, quelli che afferma il Comitato, ma applicati all'ambiente digitale, quindi innanzitutto non discriminazione rispetto all'ambiente digitale significa superamento del divario digitale, i minori devono poter accedere all'ambiente digitale e ovviamente però non discriminazione anche quando si trovano all'interno dell'ambiente digitale, quindi un'attenzione forte al contrasto al discorso d'odio, al discorso razzista, omofobo e discriminatorio diciamo in ogni forma. Poi il superiore interesse del minore deve guidare la progettazione innanzitutto degli ambienti digitali, il design, la gestione degli ambienti digitali. Lo ripeto, gli ambienti digitali non sono nati immaginati per i minori, come molti ambienti in cui ci muoviamo, no? Lo diciamo spesso, le nostre città non sono a misura di minore. È la stessa cosa. Dobbiamo rendere l'ambiente digitale sempre più a misura di minore, e questo, appunto, lo dice il Comitato, lo stabiliscono anche altri standard internazionali, significa porsi la questione sin dal momento della progettazione. E poi il terzo principio fondamentale, il diritto alla vita, il diritto allo sviluppo, e quindi veniamo al tema della prevenzione degli abusi. I rischi per i minori in rete sono stati ricordati più volte, sono diversi, dagli attacchi cibernetici allo sfruttamento, all'abuso, l'istigazione al suicidio, l'istigazione a compiere attività letali e anche l'istigazione all'affiliazione criminale, quindi sicuramente c'è anche questo in rete. Proteggere i minori in rete appunto significa affermarne il diritto alla vita e alla tutela, ma anche c'è un tema di sviluppo, perché diciamo soprattutto nei primi anni di vita, quando quella che chiamiamo la plasticità cerebrale è massima, no? Un minore è in sviluppo. È assolutamente fondamentale porsi la questione di come a questo sviluppo contribuisce l'ambiente digitale. E poi la partecipazione, dobbiamo ascoltare i ragazzi, i minori, i bambini, fruiscono l'ambiente digitale moltissimo, lo abbiamo detto, da un punto di vista non necessariamente di consapevolezza, ma di tecniche, spesso lo conoscono meglio degli adulti e hanno delle idee.
interessanti quando si parla della loro tutela. Visto che oggi il Safer Internet Day è un'iniziativa della Commissione europea, mi piace anche ricordare che in ambito di Unione europea esiste un'importante raccomandazione del 2018 del Comitato dei Ministri agli Stati membri, e tra i principi citati in questa raccomandazione c'è anche la responsabilità dei privati, no? Degli stakeholder privati delle aziende che appunto condividono la responsabilità verso i minori e la responsabilità verso la garanzia di un ambiente sicuro e di sviluppo. È importante che gli stati esercitino la due diligence, nel senso che monitorino e che, come del resto accade, come sta accadendo anche nel nostro paese, vi sia un dialogo, come si dice, multi stakeholder che coinvolga fortemente le aziende e insomma i service provider, quindi chi fornisce i servizi digitali. Allora, lo abbiamo detto, siamo in un momento particolarmente delicato, il Covid ha provocato una maggiore fruizione dell'ambiente online, un ulteriore abbassamento dell'età, ma era un trend, lo ricordava la dottoressa Lillini, già in atto. È importante in questa visione appunto di continuum tra online e offline che i minori siano supportati dagli adulti di riferimento, non soltanto negli aspetti, come dire, più direttamente connessi alla rete, ma anche in quelle competenze che sono fondamentali per una fruizione corretta della rete: il senso critico, la gestione delle proprie emozioni, la gestione della propria reputazione, il concetto di reputazione. Sono tutti temi fondamentali nell'educazione di un minore, senza i quali non basterà mai la sensibilizzazione all'ambiente online. E questo è fondamentale anche quando si parla di violenza tra pari. Allo stesso modo, diciamo che il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni inestricabili, sono fenomeni sociali che vanno oltre la diade cyberbullo e bambino minore bullizzato, e che vanno affrontati oltre un'ottica ovviamente penale, di indagine fondamentale, vanno affrontati con un lavoro sulle competenze anche emotive. Perché quando si verificano atti, appunto, che competenze emotive che evidentemente implicano questioni come la dimensione di genere, la ricerca ce lo ha ricordato, e implicano questioni come la positività nello stare nel gruppo, l'intelligenza emotiva. Quindi questo è un po' l'approccio, posso dire, olistico, no? Che noi applichiamo. Due minuti ancora e concludo nei tempi. Che fare? Bene, allora, noi pensiamo innanzitutto che l'Italia sia stata molto avanti nella collaborazione interistituzionale e multi stakeholder, con le forze di polizia, con il terzo settore. Diciamo, da questo punto di vista l'Italia deve continuare così, farlo sempre di più, ed è un modello a livello europeo e tra i paesi che lo fanno meglio, che appunto sempre di più creano questa rete di tutela intorno al minore in cui ciascuno fa la sua parte. Su un livello nazionale, ebbene, allora, pochissimi punti: è importante ragionare sull'introduzione di sistemi di verifica dell'età, perché sappiamo che la nostra legislazione sull'attuazione del GDPR ha stabilito un'età massima di 13 anni. Sappiamo anche che però in mancanza di sistemi di age verification questo limite viene molto facilmente bypassato, e quindi è fondamentale appunto in quell'ottica di responsabilità di due diligence che in collaborazione con le aziende si individuino delle modalità che tutelino, che quindi individuino l'età del minore e che però allo stesso tempo ne tutelino la privacy, che quindi siano mirate a individuare l'età ma non a profilare il minore. L'ho già detto, ambienti digitali
a misura di minore, con attenzione alle disabilità, con attenzione in generale alle differenze, e poi una valorizzazione su questo, insomma, c'è un'attenzione anche a livello europeo agli sforzi delle aziende per rilevare sulle proprie piattaforme gli abusi e poterli continuare a segnalare, come in Italia appunto già accade, alla polizia. E infine campagne rivolte ai genitori, ma non solo, ai caregivers, ai nonni, lo stiamo dicendo nell'osservatorio, ai nonni, ai babysitter, a chiunque sia a contatto con i bambini, perché è chiaro che saper individuare i segnali, saper creare tutti insieme intorno al bambino o alla bambina un ambiente confortevole, affettivo, sicuro, da questo punto di vista è il presupposto fondamentale per far emergere gli abusi e per fermarli e per lavorare per il superiore interesse del minore, che ci aiuta e ci aiuterà anche a risolvere i dilemmi, e sono tanti i dilemmi etici, tecnici che sorgono e sorgeranno in questo ambito. Grazie molto. Grazie dottoressa, con il suo ricco intervento abbiamo ripassato appunto i punti cardine di questa mattina e quindi educazione, formazione, importanza dei dati, non discriminazione nell'accesso e nello stare in rete, ma soprattutto lei ha aggiunto poi un punto importante che è oggetto anche dell'osservatorio, e che è la questione delle aziende private, cioè del rapporto della responsabilità che ha il paese anche rispetto a queste aziende che gestiscono la rete. Questo noi lo raccogliamo, il Dipartimento segue questa politica, cioè di conoscenza, avvicinamento alle aziende private per costruire insieme, no, un internet con il superiore interesse, che ha come scopo il superiore interesse sempre del minore. E adesso io passo la parola alla ministra Bonetti, che ci ha seguito questa mattina, che ringrazio e che saluto. Buongiorno ministra. Buongiorno, mi sentite? Sì, ci sei. Ok, perfetto, grazie. Intanto buongiorno, grazie. Per i contributi davvero di qualità e profondi, interessanti, che hanno affrontato il tema anche in quella necessaria visione di complessità, di prospettive, di argomentazioni. Quindi un grazie a tutti i relatori intervenuti, un grazie particolare, lasciatemelo nuovamente confermare, al Dipartimento per le politiche per la famiglia, a partire dal capo del Dipartimento, la consigliera Antonini, e tutto lo staff, per aver promosso, costruito l'iniziativa con una così chiara impostazione di concretezza e di approfondimento. Lasciatemi dire che oggi il tema che abbiamo affrontato non è limitato alla celebrazione di una giornata, ma rappresenta evidentemente una delle sfide, lo avete detto con grande chiarezza, che abbiamo e che si stanno rivelando come sfide urgenti e quindi anche di sollecitazione, di grande responsabilità, sia sul fronte educativo, sia sul fronte, mi permetto di dire, di una costruzione che riguarda l'intera società, l'intera visione di una società. Spesso accade credo anche nei processi storici, c'è un'anticipazione dei tempi che si stanno per svelare nelle dinamiche educative delle nuove generazioni. Oggi occuparci, prenderci cura di loro con quella iCare che tanto ha segnato l'azione anche pedagogica e sociale nei confronti dei più piccoli nel nostro paese, nella storia della nostra Italia, è come allora in realtà un impulso alla costruzione di un modello sociale diverso, perché è vero, stiamo parlando di un tema che riguarda prioritariamente i minori, ma mi ha colpito nelle vostre parole quanto questi stessi rischi di disumanizzazione, di aumento delle disuguaglianze, di costruzione degli stereotipi, la ricerca certifica da un lato che già nei piccoli si insinuano degli stereotipi di genere, ma quella ricerca dice che c'è un modello sociale che sta alimentando questi stereotipi, che quindi in qualche modo il mondo adulto non è, come dire, escluso o può rimanere
autoassolto rispetto a queste dinamiche. Quindi non si tratta solo di costruire un modello reale di crescita positiva per i più piccoli, ma di coinvolgerli e farci coinvolgere insieme nella ridefinizione di regole sociali che coinvolgono ovviamente anche la ridefinizione del nostro rapporto educativo adulti e minori, in particolare nello spazio del digitale. Per questo io credo che il nuovo piano per l'infanzia e l'adolescenza, che tra l'altro siamo riusciti a portare a compimento anche in una situazione straordinaria come è stata quella della pandemia, che credo che invece viva proprio di quell'impulso di ripartenza che è stato sollecitato dalla stessa pandemia, sia uno strumento importante. È stato firmato il 25 gennaio dal Presidente della Repubblica Mattarella e segna un po' il passo anche della ripartenza di questo nostro paese che ha deciso di costituirsi come comunità educante, che ha la responsabilità di strutturare percorsi integrati, concreti, con definizione di obiettivi, di monitoraggio, di organismi che li possono portare a termine. Il piano è intrinsecamente rivolto a riqualificare il mondo del digitale come un mondo dei diritti, di riconoscimento di quei diritti primari che richiamava la Costituzione Antonini, ma anche di un coinvolgimento fattivo di tutti i soggetti che partecipano alla costruzione di questo ambiente, che è un ambiente di umanità, di relazioni, che quindi devono categorizzarsi come relazioni positive. E il tema della sicurezza a questo punto si esplode, come voi avete fatto, in tutte quelle azioni che sono di carattere certamente preventivo: l'educazione, l'alfabetizzazione, la formazione degli operatori, delle aziende private, il controllo, ma poi quella parte di controllo, di riconoscimento, di monitoraggio, di raccolta dati. E lasciatemelo dire, perché è un punto anche di novità del nostro piano, di empowerment dei ragazzi. Le linee guida che per la prima volta il nostro paese ha come prima azione, anche conseguente al piano, per la partecipazione dei bambini e ragazzi ai processi che li coinvolgono, devono essere strutturalmente parte, questo lo ha già richiamato anche la consigliera Antonini, anche dei percorsi di costruzione di strumenti per abitare il mondo del digitale. Quindi, tra l'altro, il mondo del digitale da un lato può anche aiutare i ragazzi ad un processo di coinvolgimento che avrà, ne sono sicura, un vantaggio, quello di fargli entrare non in modo passivo in un mondo già preordinato, ma come attori e cittadini che in quel mondo sono chiamati non solo a rispettare regole che eventualmente dobbiamo ulteriormente raffinare, ma essere loro stessi portatori di definizioni di un linguaggio di relazione positiva e di assunzione di responsabilità. Io credo che questo sarebbe un passo importante da fare, sicuramente nell'ambiente scolastico, in tutto quell'utilizzo che in qualche modo è una delle azioni previste dal piano. La didattica a distanza ha aperto come spazio di reinterpretazione anche del coinvolgimento dei ragazzi attraverso le nuove tecnologie, ma anche in un tavolo che vorrei istituire presso l'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, proprio come tavolo specifico su questo tema di coordinamento di tutte le azioni sistemiche che abbiamo messo in campo. Quindi certamente il Piano Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, non dimentichiamoci il tema e il parallelo lavoro, integrato lavoro più che parallelo, perdonatemi, dell'Osservatorio Nazionale, che sempre fa capo al Dipartimento di Contrasto alla Pedofilia e alla Pedopornografia, e dall'altro lato le azioni che abbiamo introdotto dentro al Piano Nazionale di Contrasto alla Violenza Maschile contro le Donne, e nel piano, nella strategia, la prima strategia nazionale per la parità di genere, che entrambi questi piani lavorano esattamente sulla rimozione di quegli stereotipi di cui abbiamo detto, la promozione nelle scuole e nei luoghi di educazione di relazioni positive anche nel contrasto a quegli stereotipi e discriminazioni che nel digitale rischiano viceversa di essere amplificati, e la formazione a partire dai primi anni di vita nell'alfabetizzazione di quegli strumenti, matematica, digitalizzazione, coding, che possono essere invece gli strumenti di costruzione di un'eguaglianza, di una parità, diciamo, nelle diversità, invece che essere oggi quelle barriere che ulteriormente amplificano le disuguaglianze sociali, territoriali, perché c'è un tema anche di forte discriminazione territoriale e di genere.
è una sfida importante e credo che averla messa a fuoco con così grande ampiezza e completezza possa essere fondamentale come passo, e quindi credo che sarà uno degli assi su cui in particolare daremo prontamente, insomma, compimento agli indirizzi del piano, anche con la creazione di questo, diciamo, tavolo di sguardo trasversale su queste strategie, che necessariamente deve accompagnare, e non dimentichiamolo, lo sviluppo dello stesso PNRR. Uno degli assi fondamentali del PNRR è la transizione digitale, ecco, i giovani devono diventare protagonisti, quindi istituire questo tavolo con il coinvolgimento dei ragazzi, anche come uno sguardo di monitoraggio rispetto all'investimento che stiamo facendo nell'ambito europeo, penso possa essere anche una sfida importante e uno strumento innovativo per promuovere anche una nuova costruzione di cittadinanza digitale, nel senso di un luogo della nostra cittadinanza, e quindi la costruzione di una comunità e di un pieno compimento della nostra democrazia anche in internet, perché quella insieme per un internet migliore significa un ambiente digitale che risponda pienamente ai principi costituzionali che noi dobbiamo inverare anche in quel percorso. E chiudendo con le parole di Mattarella, ecco, e quell'insieme saremo costruttori del nostro futuro che risiede anche diciamo nel nuovo paese, che è il paese del digitale, che deve sempre di più connettersi con la nostra umanità e essere abitato dalla nostra umanità. Quindi grazie dei vostri interventi, ma prendo questo webinar come un primo lancio. Sicuramente avremo modo di continuare insieme in questa importante riflessione. Grazie davvero. Grazie Ministra, è così, abbiamo molte cose da fare insieme, continuare il percorso intanto su questi progetti e i nostri lavori sull'osservatorio. Io ringrazio chi ci ha seguito, che è stato connesso in queste ore, ringrazio tutti i partecipanti, di nuovo l'IRPS, il nostro partner, la Ministra per essere stata con noi, e vi saluto e buona giornata di sicurezza in rete. Buona giornata a tutti.